E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto nel titolo, andremo a parlare di alcune novità che arriveranno con la prossima stagione, quindi il 10 novembre con l'arrivo di Oltre la Luce. Ieri sera infatti Bungie nel nuovo settimanale ha annunciato alcune novità succulente riguardo la prossima stagione, che andranno in particolare a riguardare le playlist principali del gioco, ovvero Crogiolo, Azzardo e Avanguardia. La prima grande novità è che Bungie si è impegnata ad aggiungere un nuovo set di armatura per ogni playlist ogni anno. In questa foto vediamo già alcuni esempi di Azzardo, Crogiolo e Avanguardia, delle armature che avranno nuovi shader e nuove decorazioni, che saranno ottenibili dal completamento delle attività o dai mercanti, ma soprattutto che grazie delle sfide settimanali ben mirate potranno essere droppate con statistiche migliori. Devo dire che l'inserimento di nuove armature ogni anno dà sicuramente un'ondata di freschezza. Inoltre, se pensiamo che è possibile droppare queste armature con delle statistiche migliorate, quindi mettersi d'impegno per cercare di dropparle al meglio, sicuramente ci terranno occupate prima di ottenere un set fatto per bene. Ma la novità più grande, secondo me, non è tanto l'inserimento delle nuove armature, quanto della nuova quest stagionale. Infatti è stato annunciato che Banshee ogni stagione ci darà una quest, molto simile alle armi rituali di un tempo. Tuttavia questa quest sarà unica, ma potremo comunque scegliere se completarla negli assalti, in Crogiolo o in Azzardo. Questa scelta non influirà sui perk dell'arma o sulle caratteristiche in generale, ma semplicemente sul decoro. Quando quindi andremo da Banshee e ci verrà presentata questa scelta, cambieranno sicuramente gli step per ottenere l'arma, ovviamente in base alla playlist, ma una volta completati riceveremo tutti quanti la stessa arma, modello base. Successivamente dovremo andare dal mercante del caso, quindi Zavala per quanto riguarda gli assalti, Lord Shax per il Crogiolo e il Ramingo per Azzardo, e riceveremo un'ulteriore quest per droppare il decoro dell'arma, che in base alla playlist ovviamente sarà diverso. Di conseguenza la scelta della modalità di completamento della quest andrà a influire principalmente sul discorso del decoro. Ovviamente posso capire che magari per alcuni piace più giocare in Crogiolo che in Azzardo, oppure negli assalti, e quindi la scelta magari alleggerirà anche il peso della quest. Devo dire che però tra i tre decori preferisco quello di Azzardo, ma il pensiero di dedicarmi interamente a questa modalità non mi affascina tantissimo. Ultimo, ma non per importanza, parliamo delle modifiche alle playlist. Infatti Crogiolo, Assalti e Azzardo verranno modificati durante la prossima stagione. Partendo dal Crogiolo, a partire dalla stagione 12 troveremo le seguenti modalità: controllo, eliminazione, rissa, sopravvivenza, la modalità a rotazione settimanale che potrà essere scontro, prova di forza o pandemonio, le private, finalmente l'inserimento di una playlist standard di ferro indipendente, che quindi come per quella competitiva utilizzerà un matchmaking solamente di giocatori singoli. Soprattutto la novità più importante per quanto riguarda il Crogiolo è che a partire dalla prossima stagione vedremo il ritorno delle armi affinate nelle prove di Cyrille. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, le armi affinate sono alcune armi che appunto possiamo droppare nelle prove di Cyrille, ottenibili in una versione esotica, quindi con caratteristiche e perk migliorati. Per quanto riguarda la playlist degli assalti, questi verranno unificati in playlist degli assalti eroici e playlist del Cala la Notte Calvario. Ed è stato annunciato che anche per quanto riguarda l'avanguardia, a partire dalla stagione 13, quindi non dalla prossima ma da quella che segue, vedremo delle armi affinate. Le più grandi modifiche invece sono state fatte per quanto riguarda Azzardo. Con Oltre la Luce scomparirà la differenza tra Azzardo e Azzardo Eccelso, che verranno quindi unificate in un'unica modalità. Questa avrà più o meno la struttura di Azzardo Eccelso, quindi sarà una partita a round singolo, in cui però la fase di raccolta delle particelle costituirà i tre quarti della partita e di conseguenza il primordiale verrà semplificato. Inoltre, in questa nuova modalità, le caratteristiche delle armature di Azzardo Eccelso non saranno abilitate. Scelta a mio parere non delle migliori, perché comunque chi le ha farmate si ritrova con dei pezzi inutili al momento. In generale a questa nuova modalità sono state fatte diverse modifiche. Per esempio l'assediante medio da 10 particelle non sarà più un capitano ma una falange. L'assediante gigante non esisterà più dato che le armature non potranno essere utilizzate. Le invasioni saranno sempre 3 durante la fase di raccolta delle particelle, con la differenza che il tempo di recupero è stato aumentato da 10 a 20 secondi, ma soprattutto il primordiale sarà indebolito, in modo tale da permetterci di ucciderlo più velocemente. Innanzitutto non sarà più presente il modificatore assassino primordiale che aumenterà con il tempo, ma potremo ottenerlo solamente uccidendo le emissarie. Queste, al contrario di prima, spawneranno ogni qualvolta che infliggeremo un 40% di danno al primordiale. Il tutto è ovviamente volto a creare una modalità nuova, simile all'Azzardo Eccelso ma più breve, e che non crei un grande distacco tra giocatori organizzati e giocatori random, permettendo quindi ad entrambe le tipologie di divertirsi e di vincere. Quindi ragazzi, queste erano alcune delle novità che troveremo con la prossima stagione. Bungie stessa ha annunciato che nei prossimi settimanali ci darà ulteriori informazioni,
Detto questo, direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.